Brutta serata. Hai molto sonno, ma non riesci a dormire. La paura ti attanaglia la mente come una trappola insidiosa. Ah, dannate creepypasta, come un morbo che ti appesta. Ti disturba e logora lentamente. Eppure non riesci a farne a meno e continui a torturarti. Sono quasi le 2. Forse ti conviene metterti a dormire. Domani è meglio non alzarsi come al solito a mezzogiorno. Metà della giornata verrebbe sprecata solo a dormire, come sta succedendo troppo spesso ultimamente. Sei da solo a casa, i tuoi sono usciti da qualche parte, benzina sul fuoco per le tue paranoie. Un rumore, un'ombra alla finestra, un movimento, il vento, un volatile, una qualsiasi cosa logicamente accettabile, ma dentro di te si fa stare il dubbio che non sia così. Sei stato in piedi troppo tempo, hai mangiato troppo presto e ora una tremenda fame combatte contro la paura di andare al piano di sotto per farti scendere. I morsi della fame sono più forti, non c'è nulla da fare. Scendi le scale molto lentamente, cercando di convincerti che tutti i tuoi peggiori pensieri sono solo suggestioni, puri prodotti della tua fantasia, sviziata dalle storie che hai letto, ma il tuo tentativo fallisce miseramente. Arrivi fisicamente incolume al frigo e inizi a preparare un panino non troppo pesante. La paura è già abbastanza per non dormire sonni tranquilli. Uno sbalzo di corrente, una caduta di tensione. La luce della lampadina si spegne per alcuni istanti, sufficienti a farti rischiare un infarto. Ormai i tuoi incubi hanno preso vita e le tue orecchie sono tese a captare qualsiasi anomalia nello spazio circostante. Rumori strani, un fruscio elettrico dal soggiorno, la televisione accesa. Com'è possibile? Non l'avevi guardata per niente quella sera. Con cautela ti muovi verso l'angolo dove è sistemato il vecchio elettrodomestico. La trovi accesa e ferma sul canale dello statico. Qui c'è qualcosa che non va. Il terrore inizia a farsi strada nella tua mente. Devi calmarti prima che sia troppo tardi, finché sei lucido. Cercando di ignorare completamente le tue paure, fuggi immediatamente in bagno a darti una sciacquata. Forse questo ti aiuterà un po'. Hai paura persino a guardarti nello specchio, quasi potesse apparire un fantasma o chissà cos'altro. Sei davvero patetico. Un rumore, qualcosa che si rompe sul pavimento, davanti alla porta della tua destra. Salti quasi in aria per lo spavento. Dopo un attimo di esitazione, ti sporgi per controllare cosa è successo. Una lampadina è caduta frantumandosi mille pezzi. Decisamente qualcosa che non va. Si è fatto troppo tardi e stanno accadendo troppe cose strane. Devi tornare a letto prima di impazzire o commettere qualche altra idiozia. Mentre cammini, vedi un'ombra muoversi alla finestra. No, no, questa volta è vero. Questa volta ne sei sicuro. Non te lo sei immaginato. Questo non può essere un semplice frutto della tua immaginazione. Non è possibile. Deve essere ancora la tua suggestione. Deve essere per forza così. Stupide storielle su internet. Da domani hai completamente chiuso. Con molta cautela sali le scale che iniziano a scricchiolare come nei peggiori film horror. Quel rumore agghiacciante ti fa tremare ad ogni passo. Finalmente arrivi davanti alla tua camera. Apri la porta e ti infili sotto le coperte come un fulmine. Finalmente sei salvo, finalmente sei al sicuro, barricato nella tua stanza. Finalmente quest'incubo è finito, coperta tirata fino alle orecchie e pensieri quanto più felici possibili. Un completo isolamento dalla realtà e finalmente Morfeo ti accoglie tra le sue braccia. È definitivamente finita. 5/1/2012. Ragazzo trovato morto nel suo letto. È stato freddato con una pistola di calibro 9 mm in mezzo alla fronte e successivamente sventrato post mortem. Il colpevole è stato identificato come un uomo di circa 30 anni visto aggirarsi nei pressi della casa la notte dell'omicidio stesso. Sul muro, con il sangue, era stata incisa la scritta: «Non è dei mostri sotto al letto che devi avere paura».